Ciao a tutti, benvenuti qui su Bowatch, io sono Giovanni ed oggi unboxing più recensione di un orologio che è appena arrivato. Orologio che abbiamo già recensito su questo canale, è stato addirittura il primo orologio che abbiamo recensito. Se volete farvi quattro risate, vi lasciamo il link qui sopra per andarlo a vedere. E niente, ve le farete quattro risate, primo video, super inesperti. Non è che adesso siamo molto più esperti di prima, però dai, ci divertiamo a portare cose nuove sul canale, quindi è bello stare insieme e farvi vedere sempre orologi nuovi. Questo è l'orologio, lo conoscete già, il Casio GA2100 o anche chiamato Casio Oak. Ho preso la versione tutta nera, quella che presentai nel primo video era la versione nera con gli indici bianchi, però mi piaceva molto di più questa nera. Quello lì lo comprai in Vietnam a soli, se non sbaglio, 90 euro, roba del genere. Però volevo quella nera, quindi venduto quella bianca, sono stato un anno alla ricerca di questo modello tutto completamente nero. Ci sono riuscito, l'ho trovato su Amazon a soli 77 euro, quindi prezzo più che onesto per questo orologio. Andiamo a vederlo insieme, ok? Se vi piace il video fate like, se non siete iscritti iscrivetevi al canale subito, adesso obbligatoriamente. Scherzo. E se volete vedere foto di questo o di altri orologi, ricordate che siamo su Instagram. Godetevi l'unboxing recensione. Allora, perfetto amici, eccoci qui. Questo è il pacco, qui dentro c'è il Casio GA2100, anche chiamato Casio Oak. E vediamo un po', spacchettiamo, che ho tanta voglia di vederlo. Lo aspettavo già anche da un bel po', quindi l'emozione è tanta. Ecco qui la cassettina. Qui. Strano perché questa viene diversa, eh? L'altra era tutta nera, quella del G-Shock che comprai, del GA2100 che comprai l'ultima volta in Vietnam, era completamente nera. Questa invece, niente, un po' più moderna. Vediamo, la solita scatola G-Shock, le solite carte. Qui, comprato l'orologio, viene da Parigi, ah ok, comprato su Amazon.it, però viene da Parigi, dalla Francia. Perfetto, vediamo un po', abbiamo visto la controscatola, vediamo, eh sì, eccola qui, la tipica scatola in metallo del G-Shock. Anche l'altra versione, vi dico, veniva completamente nero. Boh, saranno cambiate le scatole. Vediamo un po', lì c'è voglia di vederlo. Vedete, questo qui è il modello GA2100 1A1ER, quindi la versione tutta nera. Oh, oddio, che bello, che spettacolo, completamente nero, leggibilità zero, però mi piace. Qui parla un po' di tutto quello che possiede questo orologio, che sarebbe un carbon core quartz. Shock resistant, 20 bar di resistenza all'acqua, doppio LED, un centesimo di secondo stopwatch, world time, daily alarm e timer. Parliamo un po' dell'orologio. Prima di tutto parliamo delle dimensioni. Abbiamo un diametro di 45,5, quindi continuiamo ad avere le dimensioni di quello che è un vero G-Shock. Un lug to lug, ok? Quindi da questo punto fino a questo punto di 47 mm, ma cosa che cambia rispetto ad altri G-Shock, per esempio il DW5600, è lo spessore. Abbiamo solamente 11,8, quindi siamo di fronte a un orologio, sì, con le stesse dimensioni di quello che è sempre stato un G-Shock, però molto più fino. Ricordo che il modello anteriore che comprai in Vietnam, quello con gli indici bianchi, era un orologio molto molto comodo da portare al polso, sia un orologio grande, a me piacciono. Faccio un esempio di un orologio grande, però allo stesso tempo molto più comodo perché anche molto fino. I materiali di questo orologio sono i tipici materiali che si usano per un G-Shock. Abbiamo cinturino in resina, resina anche in questo lato, e qui dentro abbiamo una doppia, che sarebbe questo qui, carbon core quartz. Abbiamo un doppio rinforzo e abbiamo alcuni elementi in fibra di carbonio. Il bello di questo orologio è che Casio ha aggiunto materiali nuovi come la fibra di carbonio, però senza elevare il prezzo. Diciamo che lo possiamo trovare, prezzo di listino a 99 dollari, quindi possiamo trovarlo, come l'ho trovato io, a 77 euro.
Il problema di questo orologio è che è stato un orologio molto molto popolare quando è uscito nel 2018, anzi 2019, scusate, quindi è stato un orologio che è andato praticamente a ruba, soprattutto questa versione, la versione nera che era quasi impossibile da trovare. I pochi che si trovavano si riuscivano a trovare 150, 180 e anche 200 e passa euro. Cifra esagerata? Sì, un po' esagerata. Se lo trovate a un prezzo economico, 70 euro, 80 euro, 100 euro, secondo me ci sta. Ha un design spettacolare, ricorda tantissimo il Royal Oak, quindi addirittura si chiama Casio Oak per questo motivo. Diciamo che ha questo design Genta che in un Casio G-Shock, secondo me, è stato proprio un fenomeno di mercato questo orologio. Quindi bellissimo, amici, bellissimo. Io sono contentissimo, lo cercavo da tempo e lo cercavo da tempo per vari motivi. Uno, perché quello tutto nero, secondo me è spettacolare. Secondo, perché è un orologio introvabile, quindi a 77 euro lo dovevo avere. E terzo, perché lo voglio modificare. Parliamo adesso dei materiali di questo orologio. Senza ombra di dubbio, la resina, che è materiale per eccellenza usato nei G-Shock. Abbiamo un vetro minerale e abbiamo fibra di carbonio per una maggiore resistenza. La parte negativa di questo modello invece è la poca leggibilità. Siamo di fronte a un orologio che praticamente per vedere che ora è ti devi avvicinare, ma di brutto, di brutto, di brutto, perché è un orologio che praticamente ha leggibilità zero, come dicevo prima. Però, sinceramente, è già una questione di gusti. Io ne andavo personalmente pazzo per questo modello, quindi ho deciso di comprarlo tutto nero. Avevo quello bianco, leggibilità perfetta. Ci sono tante versioni nuove, c'è una versione in verde, c'è una versione, se non sbaglio, rossa. Sì, quella rossa è quella vecchia, però di quelle nuove ce n'è una in verde, ce n'è una rosa, una bianca, una gialla, color militare, uno completamente grigio chiaro, bellissimo, questo l'altro giorno di uno di voi su Instagram, che è spettacolare, e tante altre versioni. Ok, parlando del cinturino, il cinturino resina molto morbida, sinceramente non è tra le migliori, però lo trovo abbastanza comodo. Gli si clic qui per facilitare il cambio del cinturino, magari se volete mettere un cinturino diverso, sempre originale Seiko, oppure di questi che vendono su AliExpress, che vengono già adattati a questo orologio. Le caratteristiche invece di questo orologio più importanti sono 200 metri di resistenza all'acqua. Abbiamo all'interno del modulo digitale, qui dentro il modulo, vi ricordo, il movimento 5611, però dentro quel display digitale che va con la luce, adesso ve lo faccio vedere, luce che illumina abbastanza bene il quadrante, il display digitale, quindi non avremo problemi di notte. Abbiamo wartime, quindi possiamo impostare un doppio fuso orario. Abbiamo cronometro, molto piccolo, quindi un po' difficile da vedere. Abbiamo conto alla rovescia, quindi un timer, e abbiamo allarme. Possiamo impostare fino a 5 allarmi giornaliere. E abbiamo quello che è la data, 12/2. Qui abbiamo a ore 9 questo semicerchio con i giorni della settimana. Qui abbiamo la data, quindi 12 febbraio. La data non si può impostare diversamente, non si può impostare 12.2, un dato che a me sinceramente non piace tanto perché ricordo che uno dei pochi Seiko in cui si può impostare la data è il Seiko Wave Scepter, uno di quelli che abbiamo fatto la recensione, ve la lascio qui su. Lì si può impostare la data e anche il giorno della settimana in italiano, si può mettere il menu in italiano, in spagnolo, in inglese, in tante lingue. Qui abbiamo solamente un'opzione che è questa. Sotto la data troviamo i secondi. Il prezzo, come vi dicevo, io l'ho comprato a 77 euro, costava 89, però poi nel checkout mi è venuto a costare 77 euro. Questo l'ho comprato su Amazon.it perché è stato l'Amazon più economico dove l'ho trovato. Qui addirittura in Spagna costava un 10 euro di più, in Francia, che adesso ho visto che l'orologio viene dalla Francia, costava addirittura un 20 euro in più, quindi l'opzione più economica, siete fortunati, era Amazon.it. Facciamo una piccola prova polso. E spero che possiate trovarlo ancora a questo prezzo, perché se magari vi piace, ne siete innamorati, lo cercate da tempo, potete approfittare. Madonna, quanto mi piace questo orologio, amici. Che bello. Però polso, come vi dicevo, è un orologio abbastanza fino, quindi non è troppo spesso come gli altri G-Shock. E sinceramente molto leggero, molto leggero. Stavo facendo adesso la differenza un po' con questo, che è bello pesantello, il Casio d'oro. Però questo, amici, è davvero
comodo e leggero, non lo senti neanche. E che bello. Niente, adesso sono contento perché posso modificarlo. Già ho chiesto un paio di cosettine su AliExpress e non vedo l'ora di fare un video già modificando questo orologio perché ne ho tanta tanta voglia. Niente, amici, spero che vi sia piaciuto questo mini unboxing e mini recensione del Casio Oak. Casio che, ripeto, adoro. E niente, se vi è piaciuto il video fate like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e se volete vedere foto di questi orologi e di tanti altri siamo sempre su Instagram, ok? Amici, ciao a tutti, ciao!